È incredibile. È l'illusione migliore che abbia mai trovato su internet. Illusione? All'inizio l'oggetto è talmente realistico. Nelle zoomate si vedono tutti i dettagli. Ma poi nell'immagine entrano le mani, lo girano e... Cosa? Anche se sai che è un'illusione ottica, perché lo girano e si vede che è piatto, quando poi lo rimettono nella posizione iniziale, lo rivedi immediatamente tridimensionale. È incredibile. Questo strabiliante trucco è opera di un mago dell'illusione, Bruce Poop. Le sue sorprendenti immagini hanno lasciato di stucco 23 milioni di persone. Ma come avrà fatto? Sono note come illusioni anamorfiche e vertono sul fatto che ci siamo evoluti in uno spazio tridimensionale. Gran parte della nostra esperienza avviene in uno spazio tridimensionale, perciò interpretiamo il mondo in quell'ottica. La nostra è una percezione dello spazio tridimensionale, ma gli occhi hanno una visione bidimensionale, perché sulla retina rimangono impresse delle immagini piatte. Dal momento che gli occhi sono due, il cervello, calcolando le distanze, le trasporta automaticamente in una realtà tridimensionale. Sapendo in che modo opera il cervello, lo si può raggirare, manipolando le regole del gioco. Si prendono le foto, che sono di ottima qualità, quindi identiche all'oggetto reale, e le si alterano con un programma grafico in modo tale che, guardandole con una determinata angolazione, sembrano l'oggetto originale. Di sicuro c'è voluta pratica. Ma perché, se sappiamo che è un'illusione, vediamo lo stesso un'immagine tridimensionale? In effetti, anche dopo che è stata rivelata la realtà bidimensionale dell'immagine, la nostra mente, che si è evoluta nel corso di milioni di anni, continua a percepirla come tridimensionale. È un'abitudine ben radicata ed è quasi impossibile scardinarla.